Ciao ragazzacci, io sono Micio25 e siamo qui su Minecraft, sempre sulla mappa 1x1x1x1, 1x1x1x, più o meno una cosa del genere, survival. Sono andato un po' avanti, purtroppo ho detto, boh, faccio una cosettina veloce senza andare troppo avanti, e lì cos'è che c'è? Ah, ok, il passettino che poi lo dobbiamo rompere. E ho fatto qui questa, come dire, ho chiuso un attimo qui perché qui c'era lo scalino, non so se vi ricordate, a scendere, però non ci stava bene, quindi ho fatto sali, lo scalino qua l'ho chiuso anche, quindi posso arrivare qui a prendere gli alberi che sono già cresciuti col bone meal. Uso tantissimo il bone meal, devo rompere questo perché mi dà veramente fastidio, devo rompere anche questo qui. Qua devo farci una fontana, però prima di ogni cosa avevo fatto questa zona qui, qua c'è dell'acqua infinita. Credo sia infinita perché non mi sembra che si muova, però non ne sono sicuro. Comunque fonte di acqua infinita ne abbiamo veramente tantissime. Prendiamo questo secchio. Sì, ci siamo. Quindi andiamo a riempire anche qua. Cos'è questa zona qui? Come avete visto ho fatto i due... scusatemi, ho fatto come chiamarli... Non so come chiamarlo, la farm di alberi, ma non esiste una farm di alberi vera e propria. Ok, ce ne serve ancora un paio. Dovrebbe essere acqua infinita questa, perché comunque è pari, quindi quando è pari è acqua infinita, anche questa, infatti quando la vado a prendere è acqua infinita. Dicevo, ho fatto la simil farm di alberi, non è proprio una farm di alberi, prendiamo questa, che l'ho messa lì sotto, perché qui in mezzo alle palle la casa c'è, e abbiamo quasi finito come dire, gli obiettivi aspettate un attimo, finché fare due cose contemporaneamente non mi riesce a me. Abbiamo finito gli obiettivi della mappa, quindi ci manca solo quello dell'Animal Farm. Ma Animal Farm come te la faccio? Come te la faccio? Cioè, meglio, spieghiamoci, cioè, mi devo spiegare meglio. Saprei, questo qui è da raccogliere già, no, ancora no, ancora ce ne vuole uno. C'ho del pane, c'ho del grano, ok. Prendiamo i semi di anguria, i semi di zucca, prendiamo altri semi che tanto ce l'abbiamo. Ce li mettiamo, che me frega. Allora, nonostante lo so che dovrei lasciare uno di qua, uno dietro, tu non ti ghiacciare, porca mignotta, io non lo faccio perché, boh, mi rompo le palle. Lo metto qui e arrivederci. Poi qua mettiamo questo, vediamo così. No, ho sbagliato. No, no, cazzo, lo perdo. Devo stare attento, ok. E poi qua invece facciamo la farm di grano. Lo facciamo più grande, tanto ci sono. Cioè, una volta che c'è, possiamo togliere anche... Ok, me ne manca solo uno, mannaggia, mannaggia. Ok, va bene, andiamo qui, prendiamo il bone meal. Ne ho 15. Tutti gli animali che... Cioè, gli animali, tutte le... i mob che uccido mi danno un sacco di ossa. Dico i mob... allora, questo qui ne ha tre. Boh, lo metto così, ne mancherebbe uno. No, porca mignotta. Sono un pirla, sono. È col destro che si clicca. Dimmi che mi hai dato di nuovo. Dove cazzo me l'ha buttati, eh? Me l'ha rotti, mannaggia. Ok, non faremo la farm di angurie. Che cazzo vi devo dire? Purtroppo la farm di angurie è stata rovinata dalla mia ideona di dargli questo cazzo di bone meal. Ok, qua c'è l'occhio di ragno. Non so che farmi con l'occhio di ragno, però ce l'ho, ma la devo tenere. Devo fare questa fila qui davanti o devo ricoprirla? Ricopriamo tutto, dai. Vediamo se c'ho delle slab. Slab, 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 ne ho 8. Non credo mi bastino 8, perché dovrebbe essere qualcosa di più, però proviamoci. Allora, 1, 2... 3 e 4, sì, 3, poi facciamo 1, 2, 3, ok, ve ne mancano 2, che però li ho, quindi ci sono, bastano per fare questa cosa. Piccone di pietra, ok, facciamolo, prendiamolo. Mannaggia la miseria, devo andare in creativa per prendermi la... Non posso farmi la farm di anguri adesso, ho perso tutto, ho perso il... Cioè, non mi sembrava si dovesse spaccare in quel modo. Tu lo puoi raccogliere, mi sembra. Sbagli tasto, che fai? Muori? Vabbè, oh, è successo così, è successo, abbiamo solo la farm di zucche, che peraltro non ce ne facciamo niente. Meno male che abbiamo la farm di grano e meno male che negli obiettivi non c'è la farm di anguria, quindi stiamo tranquilli. Qua devo spaccare un po', perché qua sta cosa ci sta malissima. Messa così, poi, qua devo chiudere. Ok, devo sistemare qua un pochino, non è proprio perfetta, perché poi qua io devo andare... Vediamo come fare, perché per adesso l'importante per me è togliere quest'albero qui, che sta veramente in mezzo alle palle, però... Devo toglierlo. Allora, abbiamo fatto anche un'altra parte che è la farm la farm di grano. C'è scritto di fare questa farm di grano. Cos'è che prende a fuoco? Come cazzo fai a prendere a fuoco? Ma guardalo! Ma fermati! Perché ha preso a fuoco? Ok, prendiamo l'ascia, prendiamoci il legno. Dov'è l'ascia? Perso l'ascia. Non c'ho più neanche l'ascia? Dammi il legno, che cos'è qua che mi si sta bruciando tutto? Come ho fatto a prendere a fuoco? Non c'è niente, non c'è.
La torcia è stata. E la torcia può bruciarmi l'albero? Io non lo sapevo, eh. Non lo sapevo veramente che la torcia potesse bruciarmi l'albero. Ok, raccogliamoci tutto. La torcia ha bruciato l'albero. Meglio, dico io, meglio, perché tanto qui avevo intenzione di togliere questa cosa. Quindi togliamo qui. Prendiamocelo. Qua ci mettiamo mettiamoci del pietrisco. La mettiamo a posto questa. Non sapevo che mi potesse bruciare l'albero. Però mi ha fatto piacere perché mi ha rotto quello lì che mi stava veramente. Oh, non è che mi bruci tutto qua, eh. Guarda, che mi sta bruciando a me adesso. Non fate pirla, gentilmente. Ma chi è stata a bruciare? È stata la torcia? Può darsi che la torcia abbia sparato. Io pensavo che solo la lava potesse bruciare il tutto. Ma vabbè, oh, si è bruciato. Ce ne faremo una ragione. Che cazzo vi devo dire? Che c'è in casa che balla? Oh no, niente, niente. Ok, quindi io direi che qua abbiamo pulito. Perfetto, qua devo chiudere. Questa qui è la fonte d'acqua. Però volevo fare una fontanina, una cosa. Non lo so se la faccio, a essere onesto. Ok, prendiamoci questa. Poi ripiantiamo questo qui. Anche se di lì ho detto che volevo toglierla. Vabbè, però per il momento che c'è la lasciamo. Allora, per fare la farm di. Possiamo tutto, possiamo. Possiamo tutto. Legno ne abbiamo pochino. Legno ne abbiamo. Vabbè, che là c'è tutta quella legna da prendere. Poi quelli là sono rimasti così come dei pirla. Scusi, anche lei. Non si poteva far rompere. Che cos'è questa? Ok, così abbiamo tutto più libero da vedere, più bellino. Prima non si capiva niente. Qua devo lasciare sto buco perché non so come farla la fontana. Qua le torce penso che siano abbastanza. Vabbè, penso che siano abbastanza buone. Torce qua non dovrebbero spawnarne mostri. E come vedete, per salire dovete per forza salire di qua. Non l'ho fatta apposta sta cosa. Mi sembrava più carina, più simmetrica, però non so se la lascerò, eh. Perché ho paura che salendo di qua posso calpestare qua qualcosa e faccio dei danni come al solito. Peraltro qui non è che mi è rimasto qui, no. Proprio se n'è andato. Se n'è andato. Vabbè, se n'è andato. Ci pianteremo altre zucche. Quando avremo un'altra zucca ci faremo i semi. Non so che farmi della zucca, a parte l'omino di zucca, là, quello che con la neve. Ma se non c'ho la neve, che come ne faccio? Dicevo, dobbiamo fare per ultima cosa la farm di animali. La farm di animali è. Sentivo di nuovo qualcosa che bruciava, porca mignotta. Non ti rompere. La farm di animali, dove la possiamo fare? Io direi di farla da questa parte. Cioè, o da questa parte o dietro il cobblestone generator. Rompiamo qui e allunghiamo. Però prima di fare la farm devo spostarmi un pochino. Un mini proprio. Cioè, devo andare un po' avanti. Devo fare anche del carbone perché non ho più torce. Quindi prendiamoci queste, andiamo a vedere lì quello che c'è. Salve, ah, qui ce n'è, ok. Io direi di bruciarlo tutto meno uno. Uno, ce lo teniamo. Con questo qui facciamo queste assi di legno che ci teniamo, che le mettiamo sempre qui dentro. Poi con le assi di legno ne prendo due. Sì, ne prendo due e faccio i bastoncini qua. Ok, stuzzicadenti. Ok, ci siamo, ci siamo. Quindi abbiamo poco pietrisco per spostarci. Già è arrivata la sera, andiamo a dormire un attimo. Che non vorrei che da questa parte dove ho le farm organiche mi possa spawnare qualche mob. Conoscendoli. Ok, non c'è niente, non c'è niente, possiamo andare tranquillamente. Mi dia del carbone, ammazza quanto carbone mi ha dato. Cazzo, devo farmi tutto quel carbone. Peraltro, il piccone si sta rompendo, quindi lasciamo sempre due da parte, prendiamone tre, poi dammene tre di questo, facciamo altre torce, perché le torce mi servono. Sì, dove le sto mettendo? Penso un po' come sono esauriti. Dammi tutto, dammi tutto. Quindi qua. Ecco, qua mi si sta ghiacciando. Vabbè che tanto non mi serve quello. Non è importantissimo. Quello che volevo vedere è che mi sembra che ne mancasse qualcuna. No, qua è simmetrico, sì. Potrebbe bruciarsi però questa cosa qui. Quindi aspettate un attimo che la tolgo di qua. E la metterei. La metto qui sotto. La metto agli angoli allora. Come cazzo si fa? Perché non. Ah, perché questo qui è uno slab, vero? Mannaggia, mannaggia. Allora la metto di qua. Una qui. Poi tolgo questo. Perché se no mi si brucia tutti gli alberi. Mi bruci. Scherziamo. E ti metto qui. Ok, perfetto. No, perché secondo me sulle nuove versioni puoi montare qualcosa sugli slab. Qua mi sa che non puoi farlo. Però, vabbè. Qua penso che sia abbastanza luminoso. Io quasi quasi prendo quello slab perché mi sono rotto le palle di fare quella curva. Quindi dammi due di lastre. Ci faccio niente, non ci faccio, eh. Comunque, meglio, niente is meglio che one. Mettilo qua e mettilo qua. Quindi così posso salire e scendere. Perfetto. Se no ogni volta qui per salire devo fare il salto. Mi fa male già il pollice. Quindi
Quindi posiamo le altre torce, qui non dovrebbe nascere niente. Faccio così, mi faccio ancora dei pietriscoli, ma non c'ho del cibo. C'ho del pane, prendo un pane, va. Prendiamo un pane, prendiamo questo, poi prendiamo i due bastoncini, tre di pietrisco. Ho preso quattro, come al solito. Ok, tre di pietrisco, questo lo lasciamo qui come... Questo gli scalini. Gli scalini stanno benino, comunque gli scalini là. Che ti fanno salire tipo un altarino, una cosa carina, dai. Ci può stare, ci può stare. E io faccio così, mi faccio un altro piccone. Quindi mi faccio un altro piccone. Che me lo prendo già adesso. Che così vado a fare... mangiare mangio dopo. Mi faccio ancora del pietrisco. E recuperiamo dopo quando possiamo allargare... magari spostiamo direttamente la cobblestone generator e facciamo la farm di animali. Mettendo il prato, sperando che un giorno escano. Non ve l'assicuro, eh. Mi sono fatto tutto questo stack di pietra, poso sia questo che questo, me ne tengo la metà di questo, aspetta, come si fa? Così, butto questo secchio di acqua, lo buttiamo lì dentro, tanto è già acqua infinita, perché ho sbagliato a posare il piccone, voglio spostare assolutamente questo cobblestone generator, non mi piace, non mi piace, quindi lo devo spostare per forza, non mi piace come è messo, non, cioè, sembra piazzato lì. Male, se l'hai pensato lì male, quindi posiamo questo, posiamo anche questo, teniamoci piccone perché qua dobbiamo ripulire il tutto, stando attenti a non cadere perché potrei trovare un buco. Qui dentro cosa c'è? No, qui dentro ancora ci sono delle cose, quindi prendiamoci queste cose, rompiamo anche questa, gentilmente spostati, perché dobbiamo spostare tutto. Allora, poi dobbiamo anche chiudere la stacqua, per chiudere l'acqua basta... guarda che stavo cadendo sotto, stavo cadendo sotto, stavo cadendo, basta montarci un pezzo qui. Ok, che poi ovviamente romperemo. Poi mettiamo questo qui. Ok, non dovremmo trovare altri buchi. Spero. Spero perché non, da sotto non mi ricordo se ho messo tutto quanto bene per benino. Però potrei anche trovare un buchino dove io vado a cadere come un pirla, come al solito. Anche perché questa zona centrale la voglio per fare la fontana dell'acqua, che secondo me, boh, è la struttura. Eccolo dov'è il buco, eccolo dov'è il buco. Bastardo. Mi voleva far morire lui. Allora, qua rompiamo tutto, ok, andiamo a posare, qua luce, boh, sì, ce n'è abbastanza. Allora, posiamo la carbonella, questo, la fornace, poi la fornace la piazziamo da qualche parte. Siamo qui con la nostra acqua. Io direi di... Qua c'è il nostro passaggio, quindi chiudiamo qui. Quindi finiamo questo pezzettino. Ok, un attimo. Boh, io farei un cobblestone generator abbastanza semplice, senza stare qui a diventare matti. Lo facciamo da questa parte. Quindi... Piazziamo, qua lo mettiamo, qua questo coso ci sta in mezzo alle palle. Scusi, venga con me. Lo mettiamo per ora qui. Mettiamolo qui, va. Che lo so che poi lo devo spostare un'altra volta. Lo so che io faccio queste cose e poi le devo spostare. Quindi uno e uno, qua ci metto la lava che va avanti di uno. Sì, era solo di uno la lava. La lava la metto qui, la va qui e diventa cobblestone, però lo voglio fare a un piano rialzato, quindi metto questo, poi l'acqua deve essere, quindi piazziamolo così per ora, mi sembra che sia questa la dimensione ideale, quindi loro stanno qui dentro, quindi facciamo questo qui, qui e qui ci mettiamo la lava scende e si ferma qui, quindi se noi mettiamo questo qui, qui, questo qui, qui, senti un po' come sto parlando, quindi qua possiamo metterci la lava, ok, la lava sta lì dentro, l'acqua deve in pratica partire da qui sotto, quindi piazziamo gli altri blocchi. L'acqua deve partire da un po' più... Noi la mettiamo qui e cade qui dentro e qua si fa il blocco. Ok, perfetto. Quindi qua chiudiamo, qua chiudiamo, qua chiudiamo, così diamogli una forma, che sia una forma, non lo so, assoluta magari, una forma di qualcosa. Poi qua io ci devo arrivare, quindi non ce la mettiamo. Qua ci mettiamo le scale. Come detto, smontavamo di nuovo la torcia. Mica io faccio una cosa che poi stia per sempre. Ma che? Qua dove la metto sta torcia? La metto qui sopra, va. Ok, così. Sta diventando notte. Mannaggia. Ah, ecco, mi è cresciuta una pumpkin. Qualcuno mi ha detto, non crescono le pumpkin, le zucche sullo zappato. Sono cresciute. Basta solo che stai calmo. Ok, dammi le pumpkin là. Ma io la pumpkin la posso in qualche modo... Vediamo se la metto qui dentro. Semi di zucca, perfetto. Mettiamo questi quattro semi da qualche parte. Mettiamone uno, due. Qua non c'ho la zappa, però. Prima andiamo a dormire, così evitiamo che ci spuntano dei mob che ci rovinano un po' tutto, che ci stravolgono la vita. Peraltro, per vedere se ci sono delle mob, basterebbe andare qui sopra me. Faccio così, mi affaccio. Qui non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno.
posso scendere. Questo è il modo per controllare se ci sono delle mob senza farsi ammazzare come dei pirla.